Il libro di Adelaide è, nella sua originalità, un libro ben scritto, un libro ponderato nel rapporto con questa patologia che lei scopre di avere purtroppo proprio alla vigilia della primavera del 2015. Si avventura, diciamo, attraverso i meandri di una situazione la cui evocazione genera ovviamente timore e terrore. Lei lo fa ovviamente non con superficialità, ma consapevole che soltanto con la speranza e con la convinzione possiamo e dobbiamo avere qualche possibilità per invertire la tendenza rispetto a questo male che nella riflessione geniale di Veronesi testimoniava la non esistenza di Dio in terra. È ovvio che al di là delle concezioni metastoriche e metafisiche, come ben ricordava qualche specialista che è intervenuto nell'ambito del convegno, ancora oggi ci sono molti passaggi da fare. Intanto dovremmo occuparci molto di più della salubrità dell'ambiente, capire da dove arrivano gli alimenti, come sono trattati, capire in questo nostro territorio le situazioni che si sono aperte con il travaso delle ferite di zinco provenienti dalla vicina Crotone, cioè battaglie che vanno fatte e che debbono indurci anche, diciamoci con molta sincerità, a pensare ad un modello di sviluppo che non sia soltanto funzionale al profitto, ma che determini una compatibilità tra l'uomo e l'ambiente e quindi uno scambio costante di rispetto, soprattutto, che dobbiamo avere verso, diciamo, i contesti dove noi viviamo. Questo è stato, diciamo, abolito nel tempo. Di questa patologia ovviamente oggi non abbiamo la concezione che avevamo nel passato. Se per esempio immaginiamo che una parola che fino a 20-30 anni fa evocava paura, terrore come la leucemia, oggi per fortuna ci vede, diciamo, nella condizione di poter dire che in circa metà dei casi si riesce, diciamo, a superare questo terribile male. E in altri purtroppo ancora la ricerca non ha fatto gli studi approfonditi. Solo due parole. Il libro di Adelaide ti conduce appunto attraverso l'esperienza che lei scrive, non sotto forma di diario, dando libero sfogo a quella che è la sua vita, la vita di una ragazza di 31 anni che ovviamente amava ed ama ballare, amava ed ama leggere, amava ed ama diciamo, viaggiare. Si è costruita una vita con il suo affetto più grande, che è il suo ragazzo, e hanno deciso di aprire un agriturismo. Ecco, forse questa è, diciamo, il messaggio finale, che è quello della speranza, e se vogliamo ricorda molto anche il finale di un bellissimo film. Alla fine nessuno di noi sa qual è il futuro che ci riserva la vita e il tempo, ma bisogna viverlo con l'intensità che ci hanno insegnato i latini. Fai in modo che qualsiasi giorno della tua vita è come se fosse l'ultimo giorno della tua vita. Il messaggio che ci viene da Adelaide, io l'ho definito nella mia modesta prefazione un messaggio quasi leopardiano ed è il richiamo alla ginestra, e cioè che stando insieme possiamo vincere la forza tellurica della lava, stando tutti insieme, condividendo, forse non solo attraverso il dolore, ma anche attraverso la speranza, questo percorso che da individuale diventa collettivo. E in questo io penso che dobbiamo tutti dire un grazie profondo dal nostro cuore ad Adelaide Uono per il suo bellissimo libro.